state date delle informazioni, secondo noi scorrette. Da troppo tempo si lanciano allarmismi sulla presenza del lupo in provincia di Piacenza, intarcendoli di informazioni assolutamente ascientifiche e contrarie a quella che è l'etologia del lupo. Allora siamo intervenuti duramente per rispondere a alcune informazioni assolutamente scorrette che erano state date, ma anche e soprattutto per dare corretta informazione sia a coloro che frequentano i boschi, siano escursionisti, siano ovviamente tartufai o fungaioli, ma anche i cacciatori stessi, e anche per riprendere poi il discorso di quella che è la corretta convivenza sul lupo. E quindi abbiamo voluto dire ciò che era vero e ciò che era falso. Innanzitutto quello che abbiamo voluto controbattere è la favola che sta girando ultimamente a Piacenza, ma penso un po' in tutto l'Appennino, anche del Parmense, che questi sono lupi allevati. Non esistono i lupi allevati, esistono i lupi che sono tornati nell'Appennino per diffusione e colonizzazione dei territori lungo l'Appennino fino alle Alpi, a causa sia dello spopolamento della montagna e l'aumento del bosco, ma soprattutto a causa dell'aumento degli ungulati, i cinghiali, soprattutto quegli stessi animali che sono stati reintrodotti per scopi venatori dai cinghialai proprio, tra l'altro molto incrociati con il maiale, quindi non della nostra vecchia razza che era molto più piccola, che stanno creando un sacco di problemi e che quindi proprio il lupo va a predare e quindi potrebbe riequilibrare, perché la situazione adesso è chiaramente squilibrata. Non esiste il problema dell'attacco del lupo all'uomo, è falso. I lupi temono l'uomo ed evitano e lo rifuggono. Negli ultimi 200 anni non si registrano attacchi all'uomo, mentre per esempio abbiamo detto che la caccia nella stagione venatoria 2014-15 ha fatto registrare ben 22 morti e 65 feriti. Il lupo per il 90% si nutre di animali selvatici, quindi essenzialmente ungulati. Potrebbe essere vero che si possa nutrire anche di animali allevati, ma lo fa soltanto, essendo una specie predatoria ma anche opportunista, si è messo nelle condizioni di trovare facilmente animali disponibili incustoditi. Ecco allora che i cani pastori e le recinzioni, per esempio per gli allevamenti, sono un ottimo deterrente, riducono al minimo le perdite per gli allevatori.